La famiglia come protagonista dell'evangelizzazione. Ha parlato di questo Francesco stamattina ai migliaia di fedeli giunti in piazza San Pietro per assistere e seguire l'udienza generale. Papa Francesco, continuando il suo ciclo di catechesi sulla famiglia, ha voluto soffermarsi sul modo in cui essa vive la responsabilità di testimoniare, di trasmettere la fede sia al suo interno che fuori di sé. A qualcuno potranno venire in mente le parole che disse Gesù ai suoi apostoli: chi ama la madre o il padre più di me non è degno di me, chi ama il figlio o la figlia più di me non è degno di me, chi non prende la sua croce e non mi segue non è degno di me. Parole forti, espressioni evangeliche che sembrano contrapporre i legami della famiglia e il seguire Cristo. Naturalmente non è così, spiega il Papa, è l'esatto contrario. È un invito a mettere la famiglia e i suoi affetti nell'obbedienza della fede e nell'alleanza con Dio. Tutto ciò non li mortifica, anzi, li protegge, li svincola dall'egoismo, li custodisce e li porta in salvo. Affetto e amore che può essere riversato anche su un figlio che non è il nostro. Un solo uomo e una sola donna capaci di rischiare e di sacrificarsi per un figlio d'altri e non solo per il proprio, ci spiegano cose dell'amore che molti scienziati non comprendono più. La famiglia, quella che ascolta e mette in pratica la parola del Signore, ha bisogno di tornare ad essere protagonista, a partire dalla Chiesa. È proprio l'alleanza della famiglia con Dio, dice il Papa, la sola capace di contrastare la desertificazione comunitaria delle nostre città, malate di egoismo e di individualismo. È proprio la famiglia, quel papà, quella mamma che lavorano e con i figli, il sorriso di cui una famiglia è capace di vincere questa desertificazione delle nostre città. E questa è la vittoria dell'amore della famiglia. Andiamo avanti su questa strada, non perdiamo la speranza. Dove c'è una famiglia con amore, e quella famiglia è capace di riscaldare il cuore di tutta una città con la sua testimonianza d'amore.